per far manco un tamburo. Oh, 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 oh. No, non mi sembra. Io c'è qualcosa comunale che muovo. Ma scuscinato. Vestiti sociali dei gruppi dell'Associazione Nazionale Marinai di Salve, Alessano, Tricase, Castrignano del Capo, Santa Maria di Leuca, San Pietro Vernottico, Barbareno del Capo, Patù. Dalle sezioni dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia di Corigliano d'Otranto e Mociglia, dalla Società Agricola Operaia. Dal sindaco di Salve, l'ingegner Vincenzo Passasello. Allo scopo di tutelare gli interessi di carattere giuridico ed economico dei sottufficiali stessi, di mantenere vive le tradizioni e le virtù militari della Forza Armata, di onorare e valorizzare il sacrificio dei militari e caduti di tutte le guerre, e si propone, inoltre, di programmare e organizzare finalità di carattere socio-culturali sul territorio. La sezione ANSI di Miggiano nasce nel 1990. A proposito, si ispira a questi valori socioculturali che nasce il coro della sezione ANSI di Miggiano, che si avvale di componenti della situazione e si prende. L'intento modesto è quello di ripercorrere attraverso i canti e le canzoni patriottiche e risorgimentali simboli di forti ideali della nostra Italia. Dirige il maestro Giuseppe Annesi alla pianola Emilia Branca. Thank you.
maresciallo Mario De Sabato. Intanto un caloroso benvenuto a tutti voi e un grazie particolare ovviamente a nome dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, gruppo di salve intitolato a Nicola Meoli e Oronzo Romano. Nicola Meoli, un secondo capo, che è perito durante la battaglia di Capomatapan a bordo dell'incrociatore Pola, e Oronzo Romano, un sergente arrettato che è perito sulla corazzata Roma. Avete visto all'inizio il coro dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, sezione di Miggiano, che ci ha onorati con la loro presenza e comunque deliziati con quest'inno nazionale diverso dal tradizionale che sentiamo con la classica musica, a cui io do il benvenuto e il mio ringraziamento per averci onorato con la loro presenza. Io passo subito la parola al nostro sindaco per il saluto di benvenuto. La manifestazione procederà con una prima parte dedicata all'evento della ricorrenza del 10 giugno, noi l'abbiamo posticipata oggi solo per nostra necessità, ma quest'anno corre il 99esimo anniversario di questa festa, che è stata istituita comunque nel 39, e da allora in pratica questa festa si tramanda da padre in figlio, da generazione a generazione, e il nostro scopo di marinai è proprio quello di tramandare alle generazioni future ciò che hanno tramandato a noi, con la speranza che non si dimentichi mai, perché le guerre portano morte, portano disastri, e quindi noi dobbiamo farne tesoro affinché la pace regni sempre sovrana. Il compito dei marinai non è quello di guerreggiare, ma è quello di portare soccorso, aiuto alle popolazioni bisognose, soccorrere chi in mare ha difficoltà senza distinzione di religione, di colore di pelle o altro. In mare noi siamo tutti fratelli. Grazie, passo la parola al sindaco. Buonasera a tutti e benvenuto a tutti i gruppi dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, a tutte ovviamente le autorità militari, ai colleghi sindaci del comune di Mosciano di Leuca, che riveste anche la carica di presidente dell'Unione dei Comuni Italiani di Leuca, che per la prima volta patrocina questo concorso, che poi di cui parlerà dopo il maresciallo. Il sindaco del comune di Patù, tutti voi ragazzi delle scuole, dei loro insegnanti, Don Beniamino, la rappresentanza della diocesi, insomma un caloroso saluto a tutti voi da parte della Istruzione Comunale di Salve. Detto questo, devo ringraziare ovviamente il maresciallo De Sabato, in qualità di presidente del gruppo locale dell'Associazione dei Marinai, insieme a Spito e i suoi soci, che dimostrano giorno dopo giorno un gruppo davvero attivo, vitale nella nostra comunità e che quindi favorisce gli incontri, favorisce le relazioni non solo all'interno della nostra comunità ma anche con le comunità vicine. Non ultimo, mi piace ricordare in questa circostanza, celebriamo la giornata della Marina Militare, il gemellaggio che abbiamo sottoscritto insieme alla città di Taranto, per un vero motivo di orgoglio. A te vanno ovviamente i ringraziamenti dell'amministrazione comunale di Salvia per questo risultato che per noi piccola comunità dell'estremo lembo del Capo di Leuca sicuramente può farci orgoglio e pace. E detto questo, una breve riflessione su quella che sarà anche il tema del concorso assegnato ai ragazzi delle nostre scuole, una riflessione sul mare, perché di questo si tratta. Il mare che ci circonda, in particolare noi del Capo di Leuca siamo circondati da due mari, il mare che rappresenta sicuramente la maggior parte del pianeta e quindi è di straordinaria importanza per quello che è l'equilibrio ecologico e naturale. E
data questa straordinaria importanza, ecco la riflessione che voglio fare, è quella di impegnarci tutti, noi come istituzioni e voi come cittadini, le autorità e tutti quanti, a rispettarlo sempre di più. Un'ultima indagine fatta da Greenpeace, dall'Ambiente, dall'ARPA, dimostra come il nostro mare sia fortemente inquinato dalla presenza di materiali plastici, di buccicoli, di dene, eccetera. La percentuale presente nel capo di Leuca, nel mare del capo di Leuca, è doppio a quella della media mondiale. E questo ci deve far preoccupare, perché il mare rappresenta, oltre quell'importante equilibrio naturale che vi facevo prima, un'importante risorsa sotto tutti i punti di vista, non ultimo quella economica. A noi, nella nostra terra, da un po' di anni il fenomeno legato al mare, quindi al turismo balneare, rappresenta una buona fetta dell'economia delle nostre famiglie, delle nostre popolazioni, che rappresenta un'opportunità concreta di lavoro. E quindi non dobbiamo rispettarlo soltanto perché rappresenta una risorsa economica, come dicevo prima, un'importante risorsa naturale. Ecco, l'appello, come dire, questa riflessione va soprattutto ai ragazzi, che come sempre in queste circostanze, diciamo, rappresentano il futuro delle nostre comunità, a imparare a rispettarlo, ma non lo dobbiamo soltanto affidare a loro il rispetto, a noi per prima, a chi come me, chi come i colleghi sindaci dei comuni vicini hanno l'onore e l'onere di rappresentare i territori, l'impegno forte a preservare il mare. Lo abbiamo fatto in passato in maniera concreta quando dall'alto ci imponevano le trivellazioni, abbiamo cercato di farlo, in quella circostanza anche la diocesi con il capo suo vescovo, abbiamo sempre il dovere di ringraziarci, ci ha messo la testa dei sindaci per difendere i nostri mari. In parte ci siamo riusciti, in parte no, non abbiamo abbassato la guardia, continueremo a lottare affinché i nostri mari non diventino come dire, luogo di trivellazioni. Detto questo, scuso se vi sono un attimino attardato, vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra partecipazione. Grazie. Io vorrei approfittarne di questa presenza del nostro sindaco, perché presumo che la sua presenza come sindaco a questa nostra festa per il momento potrebbe essere l'ultima, poiché dal prossimo anno ci saranno le elezioni a Salde e il nostro sindaco non potrà più candidarsi, almeno al momento, alla carica di sindaco. E io lo dico con un pizzico di orgoglio, se siamo nati, se siamo cresciuti, se siamo arrivati qui dove siamo, in parte lo dobbiamo a lei, sindaco, perché ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre incoraggiati e, al contrario di tante altre amministrazioni, noi le dobbiamo dire grazie. Grazie per ciò che ha fatto, grazie per ciò che continuerà a fare per noi. E noi vogliamo lasciare al nostro sindaco questa sera, proprio alla presenza di voi come testimoni d'onore di questa giornata particolare per noi ma anche per lei, sindaco, un attestato di benevolenza, il primo attestato che l'Associazione Nazionale Marina d'Italia Gruppo di Salde rilascia con questa motivazione: la nostra gratitudine per aver contribuito attivamente alla nascita e alla crescita del gruppo Animi di Salde, consentendoci di ottenere grandi successi attraverso i quali abbiamo portato la città di Salde in tutta Italia, essendo di esempio per tanti gruppi nazionali. Da parte dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, sindaco, grazie. Storia del gruppo. Il gruppo di Salde è nato dalla volontà del socio fondatore e promotore, primo maresciallo Mario De Sabato,
cercando tutti i salvesi che svolgessero servizio nella Marina Militare o che in passato avessero svolto il servizio militare di leva o di volontariato. Successivamente il maresciallo Mario De Sabato iniziò a contattarli personalmente uno ad uno. Tutti accettarono di tornare a far parte della grande famiglia della Marina Militare, seppur da civili, conservando a tutt'oggi un ottimo ricordo del servizio prestato sia a bordo di unità navali che di comandi a terra della Marina Militare Italiana. Successivamente, con la collaborazione dei colleghi Santo Bosco, Luigi Giaccari, Giuseppe Passaseo, Salvatore Andrioli, Marcello Fiorini e Raffaele Rizzo, è stato possibile fondare il gruppo. L'assemblea dei soci fondatori si tenne presso la sala convegni del Comune di Salve in data 21 ottobre 2012, dove i soci, definiti fondatori, nominarono alla carica di presidente di gruppo il primo maresciallo De Sabato Mario. Questi a sua volta nominò suoi collaboratori i soci Bosco Santo, vicepresidente, Andrioli Salvatore, Passaseo Giuseppe, Fiorini Marcello, consiglieri, e Aretano Lucio, segretario. Successivamente, in base ai verbali dell'assemblea di tutti i soci, la Presidenza Nazionale dei Marinai d'Italia, con sede legale presso la caserma Grazioli Lante della Rovere, in piazza Randaggio a Roma, ratificò e autorizzò la costituzione del gruppo a far data dal 1 dicembre 2012, riconoscendo ed autorizzando il presidente e primo maresciallo Mario De Sabato a rappresentare l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia in tutte le manifestazioni e cerimonie pubbliche. Successivamente, su espresso desiderio del presidente di gruppo, in base al verbale numero 001 del 2012 del Consiglio Direttivo, fu deliberato all'unanimità l'intitolazione del gruppo di Salve alla memoria di due sottufficiali originari di Salve, deceduti durante la Seconda Guerra Mondiale, ed esattamente il secondo capo Nicola Meoli, deceduto a bordo dell'incrociatore Pola, affondato durante la battaglia di Capo Matapan, in data 29 marzo 1941, ed il sergente Oronzo Romano, deceduto in data 9 settembre 1945 a bordo della corazzata Roma. Il giorno 9 giugno 2013 si inaugura la sede del gruppo. La benedizione dei locali è ufficiata dal padre spirituale dell'associazione, Don Lorenzo Proficco, padrino della cerimonia il signor Luigi Meoli ed il signor Alessandro Martella, rispettivamente figlio e nipote dei due intestatari del gruppo. L'Anime a Salve è stata costituita nel luglio del 1994 come sezione aggregata del gruppo di Barbarano del Capo, contando in media circa 15 soci, fino al 2010, anno in cui ha preso le redini dell'associazione Maresciallo Mario De Sabato, che da subito ha portato una ventata di innovazione alla sezione, portandola nel 2011 a contare ben 35 soci. Negli anni seguenti il numero dei soci aumenta, nel 2012 a 49 soci, nel 2013 a 120, nel 2014 a 160, nel 2015 200 soci, nel 2016 250 e nel 2017 ha raggiunto la quota record di 301 soci. Dal 1 gennaio 2014 fu incorporata la sezione Anime Patrulla, quale sezione aggregata. Il gruppo è stato insignito nel 2013 dall'attestato di benemerenza rilasciata dalla Presidenza Nazionale dell'Anmi, quale gruppo più proselitico d'Italia, e dalla medaglia di bronzo rilasciata dall'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel corso di questi anni ha partecipato a circa 15 manifestazioni all'anno, risultando tra le prime associazioni presenti. Nel 2013 ha portato la cultura della tradizione di fede cristiana a Salve e nei paesi limitrofi con la festa di Santa Barbara ed istituendo per la prima volta nel Salento ed in Italia, in occasione della festa di Santa Barbara, il dono da tutte le donne presenti in occasione della cerimonia liturgica della Rosa di Santa Barbara. Ha inoltre istituito, a partire dal 2013, un concorso di disegno per i ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado appartenenti all'Istituto Comprensivo Scolastico di Salve Norgiano. Dal 30 aprile 2017 il gruppo Anmi di Salve è gemellato con il gruppo Anmi di Taranto. Prende la parola il maresciallo Mauro Croce, comandante delle mare di Santa Maria di Leuca. Come tutti potete vedere, il
questi giorni, ma anche negli ultimi anni, la Marina Militare e la Guardia Costiera, di cui faccio parte, siamo impegnati soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione. Ecco, io questa sera vorrei dire grazie a tutti i marinai d'Italia, ma non da parte mia, da parte delle persone che noi soccorriamo, perché se noi oggi abbiamo le capacità che ci stanno portando ad avere questi risultati, che sono all'onore della cronaca in tutti i giorni, con grandi numeri di persone che soccorse, è grazie a quello che voi ci avete insegnato. Quindi grazie da parte di tutte le persone che sappiamo, è l'occasione di portarvelo personalmente questa sera. Prende la parola il capitano di vascello Fernando Piccino, delegato regionale Puglia Meridionale. Buonasera a tutti. Non ho preparato nulla volutamente per non farlo troppo lungo, quindi evitiamo. Benvenuti a tutti. Io sono il delegato regionale per la Puglia Meridionale da parte dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia e spesso mi onoro di venire qui a Salve e vedere quel curriculum vitae del gruppo che hanno appena eletto. È un gruppo che praticamente è sempre in movimento, ha una dinamicità particolare e io come delegato regionale associazione, spero sempre che qualcuno guardi e copi, tra virgolette, come si fa oggi con i computer, copia e incolla, e cercare anche di avere, no, quel piccolo tocco che serva a mettere in moto anche in verso altri gruppi tutte quelle attività che il presidente del gruppo di Salve riesce ad organizzare durante l'anno successivo, che non sono pochi a questo punto. Detto questo, per non dilungarmi, io faccio i migliori auguri intanto a tutti i marinai d'Italia, presenti o non ovviamente, e soprattutto a chi non c'è più. Però vorrei, ho un intimo gaudio un po' particolare che vorrei esternare in questo momento. Dopo mi dice Presidente, si perde la sorpresa. Però è qualcosa che porto nel sangue dal 1970, un po' da quel riscaldamento. Va bene, allora io non la porto alla lunga, così aspettiamo una sorpresa, come dice il Presidente, e quindi ritorno. Grazie. Prende la parola l'ammiraglio Raffaele Giuseppe Panico, consigliere nazionale per la Puglia Meridionale. Buon pomeriggio a voi tutti. Intanto esprimo la mia viva soddisfazione di essere nuovamente qui con voi. La città di Salve ormai quasi la mia seconda città. Io sono di Tegliase, ma accanto a fronte dell'attività che il gruppo Anneli di Salve riesce ad organizzare, sento sempre il dovere di partecipare a queste manifestazioni. Una manifestazione che in questi giorni ha un significato ancora più importante. Al Comune di Salve è stata concessa la bandiera blu per la prossima stagione estiva. Cosa c'entra la bandiera blu? Beh, credo che sia questo un altro significato, un altro valore di come affetto verso il mare, verso tutte le attività inerenti al mare, ma anche di buona amministrazione, perché la bandiera blu non si regala a nessuno, e questo è un indice anche di quella cultura del mare che i marinai, sia in servizio sia in congedo, continuano a portare avanti. Per cui complimenti al sindaco e a tutta la cittadinanza che ha collaborato con questo. Ora non vorrei dilungarmi, torneremo dopo aver visto il film, con il dovere anche di portare i saluti del presidente nazionale ammiraglio di squadra Paolo Pagnotella, che nel ringraziare il Comune, anche da parte sua, il Comune di Salve, il gruppo Anneli di Salve, per l'intensa attività svolta in questo periodo
ragazzi sicuramente a svolgere, il gruppo con più elevato numero di soci nell'ambito della Puglia meridionale. Mi carica di leggere il messaggio della festa della Maghera, che sta pregando. Ricorre il 99° anniversario della straordinaria impresa di Premuda, giustamente proclamata quale giornata di festa della Marina Militare e con essa di tutti i marinai d'Italia in servizio e non, in patria e all'estero, a bordo delle unità navali, nelle basi, negli stabilimenti, nelle sedi dei comandi e nelle capitanerie di porto. In quell'alba del 10 giugno 1918, due piccoli MAS al comando del Guardia Marina Giuseppe Aonso e del capo timoniere Armando Gori, costituenti una sezione a comando del capitano di corvetta Luigi Rizzo, non esitarono a lanciarsi all'attacco della possente flotta nemica che si profilava all'orizzonte. Frutto di tanta inattesa audacia fu l'affondamento della corazzata austro-ungarica Santo Stefano e l'inversione di rotta con rientro in porto di tutte le formazioni del mondo. L'azione vittoriosa di Premuda diede animo e vigore a tutti i nostri soldati, duramente ancora impegnati sul fronte del Piave, dimostrando che il nemico si poteva battere e favorendo così quella ricarica morale vera artefice della successiva vittoriosa offensiva finale sul Vittorio Veneto. Per noi marinai significa ancora di più. Non c'è avversità che non siamo in grado di affrontare, neppure una all'apparenza minacciosa e preponderante. Noi siamo pronti nell'animo, nel fisico e nei mezzi ad affrontare il nemico, il mare e le avversità di ogni giorno con lo stesso spirito di Rizzo. Oggi, grazie a Dio, non siamo chiamati ad affrontare corazzate nemiche, ma per eventi, problemi e situazioni che possono apparire insormontabili, crisi finanziaria, caduta dei valori, materialismo imperante, egoismo e smania di protagonismo. Vacuità, società liquida possono essere i grandi nemici del nostro tempo, così come lo fu allora quella flotta navale austro-ungherese. Noi marinai d'Italia, con la nostra forza d'animo, la nostra plurisecolare cultura, i nostri solidi valori, la nostra coesione, il nostro spirito di corpo, affrontiamo la vita a testa alta, pronti ad osare di lo sapere, come disse di noi il grande marinaio e poeta Gabriele Ranuzio. Questo è il significato vero della nostra festa ed auguro a tutti i marinai, riuniti oggi per rinnovare il patto di fratellanza, che sia una celebrazione serena e determinata nel ricordo dei nostri gloriosi caduti e nella certezza che quello in cui noi credevamo è ancora valido, da noi condiviso e che noi trasmettiamo ai nostri successori. A tutti voi, alle vostre meravigliose famiglie, a tutti coloro che ci sono vicini e condividono l'idea e la sorte il più forte marinaresco abbraccio. Viva i marinai d'Italia, viva la Marina, viva l'Italia. Da parte mia vorrei aggiungere una cosa in più. Oggi la nostra forza armata è decisamente impegnata in tutti i mari del mondo a difendere la nostra economia, che per circa il 90% viaggia sul mare, e rappresentare l'Italia nei vari contesti internazionali, come ho avuto l'onore di rappresentare nel recente passato, e tenere fede agli impegni con le marine alleate e rappresentare anche l'alto sviluppo tecnologico della nostra industria in campo navale e dare con le capitanerie di porto protezione e sicurezza lungo le coste e lungo le spiagge e salvezza ai tantissimi migranti che ogni giorno si riversano attraverso il mare sulle nostre coste. Quest'ultimo impegno che spegne la capitaneria di porto della Marina tutta ormai da qualche anno ha portato recentemente sulla stampa il cuore della Marina Militare il premio Nobel per la pace. Ma la nostra è una Marina Militare aperta ad ogni compito che l'Italia intende assegnarle, e non solo di pace, in un mondo così funestato da tante guerre, fredde o calde che siano, compreso il terrorismo ormai così frequente e diffuso, la pirateria sui mari e quell'alto mare che fa ben più morti del terrorismo, che è la morte lenta ogni giorno, che il traffico di droga porta sulle nostre terre e sulle nostre ragazze.
in particolare proprio in un luogo del Piano Aricino, attraverso il canale Dora. Sono fiumi di dolore che navigano di notte e di giorno provenienti dalla nostra parte e che poi vengono distribuiti tra i nostri ragazzi. Durante la guerra di guerra siamo riusciti a bloccare il canale dalla flotta nemica. Durante questa guerra, o la droga, o il terrorismo, consentiamo che questo continui al nostro ambito. Nel ringraziare ancora voi tutti, vorrei citare una frase che corre, diciamo, nell'ambito militare, nell'ambito di coloro che sono vicini al mondo militare. Tutti adorano Dio e i soldati in tempo di guerra, ma quando la guerra è finita e la pace ristabilita, Dio viene dimenticato del vecchio soldato disprezzato. Noi dell'Armi, come tutti gli altri nostri, diciamo, fratelli dell'Associazione d'Arma, abbiamo il compito di fare in modo che questo non avvenga, anche attraverso la conoscenza e il ricordo degli eventi del passato, come vedremo a breve. Ed è oggi l'intera comunità di Salve, raccolta intorno ai suoi marinai, ad essere, credo, uno dei più fuggiti esempi di mantenere la memoria del nostro passato. Grazie. Prende la parola Don Beniamino Nuzzo, vicevescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Sono il vicario generale della diocesi, non il vicevescovo, aiuto il vescovo. Onorato perché io sono sardese, io sono originario di Ruggiano, la piccola frazione. Onorato e ammirato per questa giornata di festa che viviamo tra passato, presente e futuro. Intanto ricordiamo la gloriosa storia della Marina Militare con questo anniversario che stiamo celebrando e quindi ricordiamo tutti coloro che per difendere la patria hanno donato la vita e per quanti invece, ecco, con coraggio, con audacia, ecco, hanno vissuto il loro impegno nella difesa. E quindi ammirati anche per tutti i marinai e i sottufficiali che appunto sono qui a celebrare questa giornata. E viviamo un presente che ci fa famiglia, ci riunisce perché è bello insieme, è una giornata di festa, di comunione, perché abbiamo anche l'impegno per il futuro, quindi nell'oggi noi trasmettiamo i valori eterni, imperituri, che sono l'unità, la giustizia, la pace, la solidarietà, quei valori sociali, quei valori morali che di generazione in generazione noi trasmettiamo. E quindi oggi, come adulti, come punti di riferimento, noi trasmettiamo ai giovani, ai ragazzi che hanno partecipato, ecco, a questo concorso di disegno, ecco, trasmettiamo valori per un futuro migliore. E quindi tra passato, presente e futuro noi rinsaldiamo i vincoli di unione, di solidarietà, di fraternità per una società veramente secondo il cuore di Dio. Auguri a tutti e buon lavoro. Ascoltiamo ora l'inno del San Marco a cura del coro dell'Ansi di Migiano. L'inno del Reggimento San Marco è un testo scritto dal tenente di vascello Mario Rosselli Cecconi alla fine del 1917. È stato musicato dal maestro Musso. Il testo ricalca in pratica
le prime vicende del nostro glorioso reparto. Apprestiamo a guardare il film Fumo Nero all'orizzonte. Sua posizione
posizione strategica per proteggere le truppe di terra dagli attacchi della marina austro-ungarica a distanza a Pola. È qui che a pochi giorni dallo scoppio della guerra arriva il giovane tenente di vascello Luigi Rizzo. Ed è qui che la sua carriera, così come la sua vita privata, subirà una svolta decisiva. Ma questo il giovane ufficiale non può ancora saperlo. Nei primi mesi di guerra, l'Italia deve rapidamente sviluppare nuove strategie per fronteggiare l'ex alleato austro-ungarico, contro il quale non esiste ancora un piano di difesa organizzato. Le coste italiane, basse e sabbiose, sembrano fatte proprio per facilitare lo sbarco del nemico. Al contrario, quelle croate e dalmate sono ricche di insenature e protezioni naturali. Il vice ammiraglio Kaunier Wehr, capo di stato maggiore della Regia Marina, sa che l'Austria ha appena varato 4 nuove corazzate ed intuisce che l'unica arma possibile è giocare d'astuzia, contrastare la potenza dell'avversario con agilità. È proprio Kaunier Wehr a dare il via alla produzione dei primi MAS. L'idea iniziale è di usare questi veloci motoscafi di legno in funzione difensiva, ma presto la loro versatilità suggerisce un impiego diverso. È stata da poco messa a punto una nuova arma, il Siluro, una bomba micidiale capace di correre a pelo d'acqua ed esplodere quando colpisce il bersaglio. Ma i Siluri non sono precisi. Per renderli davvero efficaci è necessario lanciarli a poche decine di metri dall'obiettivo. I MAS sono il mezzo adatto per avvicinarsi al nemico e coglierlo di sorpresa. Da qui il nome di motoscafi armati siluranti. La Marina Militare Italiana comincia a sperimentare l'utilizzo dei MAS come mezzi siluranti. Ma i piccoli motoscafi non danno i risultati sperati. I siluri compromettono la stabilità delle imbarcazioni e il progetto sembra destinato ad arenarsi. È a questo punto che entra in azione Luigi Rizzo, che affascinato dai nuovi motoscafi inizia a studiarne le possibilità di utilizzo. Non lontano da Grado, le maestranze del porto di Pola lavorano febbrilmente alla Santo Stefano, ultima delle 4 supercorazzate volute dalla Marina austro-ungarica. Assieme alla Viribus Unitis, alla Tegetthoff e alla Principe Eugenia, ha il compito di mostrare al mondo la potenza e il prestigio della Marina austro-ungarica. A Grado, Rizzo perfeziona la strategia di Tavonier Wehr, che descrive così la missione dei motoscafi d'assalto. Il gelo delle operazioni della flotta dovrà sempre essere arrecare il maggior danno al nemico ricevendone il minimo, affidando a piccoli e veloci mezzi d'assalto il compito di condurre la strategia della battaglia in porto, attaccando il nemico fin dentro le sue basi. In quei giorni di confusione, le corazzate Vienna e Budapest, partite da Trieste, aggirano il fronte e bombardano le postazioni italiane di Cortellazzo. L'intervento dei MAS costringe le navi a rientrare alla base. Il comando italiano decide allora di affidare a Luigi Rizzo l'incarico di superare gli sbarramenti e penetrare nottetempo nel porto di Trieste. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, i MAS di Rizzo riescono ad aprirsi un varco tra le reti poste a protezione del porto. Questa volta i siluri non falliscono. La Vienna è affondata. A Pola, intanto, il fiorfiore della flotta austriaca continua a rimanere ormeggiata al porto, al punto che la stampa la definisce una flotta potenziale. Mentre al fronte le truppe italiane subiscono perdite incalcolabili, la strategia navale di Tavonier Wehr si rivela vincente. L'operazione più spettacolare è lo sbarramento del canale di Otranto. Si tratta di una vera e propria catena di reti a maglie d'acciaio, lunga 66 km e profonda 50 metri. Realizzato in un primo momento con l'impiego di barche per la pesca a strascico, lo sbarramento viene poi definitivamente ancorato ai fondali e sostenuto in superficie da boe galleggianti. Il blocco trasforma l'Adriatico in una specie di grande lago, nel quale la marina austro-ungarica resta intrappolata, e riesce persino ad impedire il passaggio dei potenti sottomarini tedeschi. Il 21 febbraio 1918 Rizzo riceve l'ordine di trasferirsi alla base militare di Ancona, dove una flottiglia di MAS sarà destinata al quotidiano pattugliamento delle coste dalmate. Per formare la squadra e dirigere la nuova missione è necessaria la sua esperienza.
Dai primi di marzo i motoscafi d'assalto lasciano il porto di Ancona ogni pomeriggio, trainati dalle torpediniere per risparmiare carburante ed aumentare la loro autonomia. Giunti in vista della costa dalmata, trascorrono l'intera notte in perlustrazione, pronti ad attaccare ogni unità nemica. All'alba, esausto, l'equipaggio fa rientro alla base per poche ore di riposo prima della notte successiva. Ma grazie a questa instancabile attività notturna, i piccoli motoscafi sono ormai l'arma più efficace della Marina italiana e il comando nemico tenta una contromossa. Nella notte del 4 aprile, 60 marinai austriaci sbarcano a nord di Ancona, travestiti da soldati italiani. Va bene, grazie a te. La loro missione è rubare un MAS per capirne i segreti costruttivi. Orti intanto a elaborare il piano che potrebbe capovolgere le sorti della guerra. I comandanti delle quattro più potenti corazzate austro-ungariche, tra cui la Santo Stefano, sono i primi ad essere informati della missione. Unsere Rapidkreuzer werden den Angriff ausführen. Die großen Schlachtschiffe werden als Rückhaltetruppe fungieren. L'attacco al canale di Otranto era già stato tentato altre volte, ma inutilmente. Horthy adesso vuole una vittoria esemplare. Die Prinz Eugen, die Tegetow und zum ersten Mal seit die Saint Istvan. Meine Herren, ich erwarte selbstverständlich höchste Geheimhaltung. I MAS proseguono il pattugliamento dell'Adriatico. Ma per il 9 giugno 1918 il riposo per Rizzo è ancora lontano. Gli viene negata la licenza e deve uscire in mare ancora una volta. Non si immagina però che quella notte sarà diversa da tutte le altre. Da Mora sta per partire una segretissima operazione Orti. La flotta più potente dell'impero, quattro corazzate accompagnate da 14 imbarcazioni d'appoggio, dovrà attaccare le postazioni italiane sul canale di Otranto e sfondare lo sbarramento che ostruisce l'accesso al Mediterraneo. Il porto è in agitazione, vetrovaldi, carbone, munizioni e provviste di ogni genere vengono caricate a bordo delle navi da guerra. Quando l'8 giugno a mezzogiorno viene reso pubblico il divieto di licenza per i marinai, tutti capiscono che qualcosa di grosso sta per accadere. Per la Santo Stefano è la prima missione e le aspettative sono enormi. Ma il gioiello della Marina austro-ungarica non è pronto. È in porto da 883 giorni e non ha ancora ricevuto il battesimo del fuoco. Eppure il comandante in capo Nicolaus Horthy pensa già alle celebrazioni di una vittoria che dà per scontata. Per raccontare lievemente la sua impresa, l'ammiraglio invita a bordo della Virgo Subitis il reporter più famoso dell'impero. Egon Erwin Kish dovrà scrivere un'esaltante cronaca della vittoria sugli italiani e dare nuovo smalto all'immagine appannata della Marina Imperiale. La sera del 9 giugno, la Viribus Unitis e la Principe Eugenio aspettano già il resto della flotta nella baia di Tajar. La Tegetov, invece, è ancora nel porto di Pola per imbarcare due cineoperatori chiamati a documentare l'impresa. Le due corazzate lasciano Pola circondate da sei torpediniere e due cacciatorpediniere. La Santo Stefano guida la flotta verso l'appuntamento con la nave ammiraglia. La missione non ha ancora preso il largo e già incontra il primo ostacolo. Maschinen stoppen!
intanto da Ancona i MAS sono salpati per l'abituale pattugliamento notturno. Così Ezio ricorda quelle memorabili ore. Tutto il canale di Lutostrack era stato dragato. Non ci rimaneva ormai altro da fare che impiegare sul punto dove avevamo lasciato le due torpediniere. Prendo un salvagente avvoltolato come un cuscino e mi sdraio sul ponte, con la faccia alle stelle. Sulla Santo Stefano il viaggio procede con ottimismo. Sembra proprio che la corazzata riuscirà a recuperare il ritardo accumulato. Calda aria a tutto vapore provocano una lunghissima scia di fumo nero. I MAS sono sulla via del ritorno al largo dell'isola di Bermuda. Il rito incontrò il fumo, abbozzò lo sguardo, ma quelle sono corazzate tutte intorno delle sicuranti. Il cuore mi dà un tuffo, c'è da fare buona caccia stamattina. La Santo Stefano e la Tegetov, scortate dalle unità d'appoggio, navigano verso Tajara, dove sono attese dalla Viribus Unitis e dalla Principe Eugenia. Non si accorgono che i MAS hanno invertito la rotta e si stanno avvicinando pericolosamente. Finalmente, una delle torpediniere di scorta nota i motoscafi italiani e lancia l'allarme. Dalla corazzata però nessuno risponde. Il capitano Saez e i suoi uomini non hanno ancora idea di quel che sta per accadere. Rizzo ricorda: decisi di eseguire il lancio di sicuri alla minima distanza possibile. La nave non eseguì alcuna manovra per evitarli. Era fallita.
Cash si vede costretto a descrivere un evento ben diverso da quello che aveva immaginato al momento di salire a bordo. I resti della sottostante giacciono da allora a circa 40 metri di profondità al largo dell'isola di Premuda. Nei giorni successivi all'impresa di Premuda esplodono manifestazioni di affetto nei confronti del coraggioso equipaggio dei NAS. Per la Santo Stefano, Luigi Rizzo riceverà la sua seconda medaglia d'oro, dopo quella ottenuta per l'affondamento della Vienna. Anche Duell riceverà una medaglia al valor militare, che Horthy appunterà personalmente sul suo petto, mentre sulle cause del disastro la Marina aprirà un'inchiesta. 18 anni più tardi, nel 1936, Luigi Rizzo riceverà un'altra medaglia al valore, questa volta del tutto inaspettata. Questa medaglia la ebbe dal reggente d'Ungheria Horthy, l'ammiraglio che comandava la spedizione di cui faceva parte lo Santo Stefano. Quando Horthy venne in Italia appunto nel 1936, chiese di incontrare Luigi Rizzo. Ebbero un incontro molto amichevole, così viene riportato dalla stampa dell'epoca, molto cordiale, e Horthy ci tenne a insegnare Rizzo appunto dell'ordine di Santo Stefano. Dopo la guerra, Luigi Rizzo lasciò il servizio attivo nella Marina Militare e si dedicò alla navigazione civile e commerciale. Durante il ventennio non prestò la sua immagine e la sua fama a sostegno del regime e si sottrasse al ruolo di eroe nazionale che Mussolini volle attribuirgli. Alla fine della guerra tornò nella sua Milazzo, dove morì nel 1951. Davide contro Golia, e quello è stato l'evento che ha fatto cambiare la storia, che ha fatto cambiare le sorti della guerra. Queste immagini, la maggior parte di queste immagini, sono delle immagini reali, perché come avrete sentito nel filmato, gli austriaci, gli austro-ungarici volevano forzare il blocco navale che c'era nel canale d'Otranto e quindi volevano immortalare questa azione per dimostrare la loro grandezza. E invece alla fine due piccoli MAS, il 15 e il 21 del Guardia Marina Onso e del comandante Luigi Rizzo, riescono ad affondare la nuovissima corazzata, la Santo Stefano, e quindi gli austro-ungarici desistono dalla loro azione e questo farà cambiare ovviamente le sorti della Prima Guerra Mondiale. E questo è il nostro ricordo. Ovviamente adesso chiederò qualche considerazione ai nostri illustri ospiti, il comandante, il capitano Pascello Fernando Piccino e il contrammiraglio Giuseppe Panico. La seconda parte invece poi verserà sul tema del concorso di disegno, quindi per i più giovani finisce la parte storica e iniziamo l'avventura con la parte nuova. Intanto do il benvenuto a Don Lorenzo, padre spirituale della nostra associazione, nonché reggente ovviamente della nostra parrocchia, a cui chiedo di fare il suo saluto. Buonasera. Dice il motto: una volta marinaio è sempre, a ogni manifestazione devo voler venire. Ero occupato prima con la Santa Messa, con la Regina Sant'Antonio, e io cosa posso dire? Ho visto adesso questo filmato, ricordavo quando nella scuola media avevamo visto un altro film, si chiamava Siluri Umani, e poi dove il film che noi studenti vedevamo dovevamo fare il tema. E se ricordo bene fu un tema in
cui io esprimevo, no, l'entusiasmo di coloro che stavano a silurare quelle navi. Però adesso, a distanza di tanto tempo, io dico, ma se non ci fossero stati né siluri umani né corazzate, niente, sarebbe stato meglio, no? Quindi speriamo appunto che la Marina continui, ma sia a fare un lavoro di difesa, soprattutto di tutela, ma che non ci siano le guerre, ecco, perché appunto fanno male agli uomini. Possono essere come una nazione di un'altra nazione, le guerre uccidono, fanno male. Io ringrazio il Presidente e tutti gli altri che fanno parte del direttivo dell'Associazione Marinari Italia e qui di Salve, e anche gli altri. Ormai ci vediamo spesso per Santa Barbara, per la festa dei marinai e così via. E sono anche questi ricordi che vengono ad essere riportati per ricordare, la nostra storia. E è ovvio che la storia è maestra della vita, e quando appunto c'è qualche ricordo di guerra, noi più grandi dobbiamo dire speriamo che non ci siano più guerre. E quindi questa storia della prima, seconda guerra mondiale, le altre guerre che ci sono state nella nostra Italia, poi anche nel mondo, siano questi ricordi a portare più serietà nelle autorità, più serenità anche nel popolo, che ci sia pace. Questo auguriamo a tutti quanti noi, e che ci siano sentimenti di pace, non soltanto quando c'è una guerra in atto, ma anche quando ci sono nelle nostre comunità situazioni incresciose, qualche battibecco, qualche litigio, qualche cosa che non va bene, anche una consultazione elettorale, che ci sia veramente il confronto, ma che ci sia il desiderio di vivere per la pace, per il bene comune. Grazie. E salto un attimo per presentare il presidente dell'Unione Terra di Leuca, l'avvocato Luca Durante, che ha voluto concederci l'onore e il piacere di averlo qui, e soprattutto di concedere il patrocinio a questa nostra prima edizione del concorso di disegno, ma quinta edizione che noi stiamo organizzando qui in Salve, poiché il sindaco ha altri impegni istituzionali, quindi anticipiamo un attimino il suo intervento per proseguire poi con le nostre considerazioni. Buonasera a tutti, io ringrazio l'associazione e il suo presidente per l'opportunità che ha dato all'Unione di poter patrocinare, che abbiamo fatto con grande entusiasmo, molto volentieri, perché è importante agire sui ragazzi, perché pensiamo che sia fondamentale tramandare, far conoscere. Io ho guardato il video per la prima volta questa sera, e se è vero che in un momento di guerra la sconfitta di uno e la scomparsa dell'altro probabilmente è anche umanamente normale, però pensate un attimo che scene hanno vissuto quelli che andavano giù. Erano uomini, poi chi per volere di altri probabilmente. Allora noi dobbiamo lavorare, trasferire ai nostri ragazzi il concetto della pace, perché queste scene non avvengono mai più. È difficile, può sembrare utopistico, ma lì dobbiamo puntare. Dopodiché otterremo qualche buon risultato, forse non quello che volevamo, ma almeno ci punteremo. Allora agire sui ragazzi, lavorare sulla loro capacità di apprendere, sapere quello che è già successo, perché dalla memoria si può anche imparare a non ripetere certi errori. Ed è per questo che noi come Unione abbiamo aderito a questa iniziativa. Siamo contenti che gli destinatari siano stati i ragazzi dei nostri istituti comprensivi. E poi vi chiedo scusa se tra qualche minuto dovrò andare via, ma ho un'altra iniziativa a Torre Vado alle 20, quindi vi dovrò salutare. Chiudo facendo i complimenti all'associazione, perché hanno snocciolato in 5 minuti di intervento una serie di numeri che, guardate bene, richiedono lavoro costante, certosino, anche con un profilo umano importante, perché passare dal 2012 di 15 soci
giusto? Al 2017 301, beh, il fattore 312. Il fattore moltiplicante è elevato, quindi direi che davvero loro stanno facendo un'azione. Io sono rimasto meravigliato la prima volta da quando da sindaco mi invitavano alla loro manifestazione di Santa Barbara, con la cerimonia della Rosa, con tutta una serie di iniziative che puntavano a coinvolgere. È stato bello, è la prima cosa che ho detto al sindaco Passaseo, bello, la prima sensazione è stata veramente una cosa di accoglienza, di sentirsi una vera famiglia, anche chi veniva da fuori si è sentito accolto. E io vi ringrazio per questo, vi ringrazio per avermi dato la possibilità anche questa sera di poter dire la mia, di poter dare il mio piccolo contributo, e mi unisco ai ringraziamenti che hai fatto al vostro sindaco, perché davvero dalla collaborazione fra associazioni pubbliche e private possono nascere grandi cose. Da soli non si va da nessuna parte. Grazie a tutti. Noi vorremmo lasciarle un piccolo ricordo di questa nostra serata, questo affinché scandisca le ore della nostra vita e non si fermi mai. Questo è l'augurio da parte nostra. Le rilasciamo un attestato di partecipazione come presidente dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca e ovviamente anche uno invece, come è il secondo attestato di benemerenza a lei come sindaco per la sua vicinanza, perché avere le vostre presenze aiuta noi a crescere e a migliorarci. E quindi grazie, grazie di cuore per aver aderito a questo concorso. Grazie. E passo subito la parola all'ammiraglio Panico per la sua considerazione proprio su quello che abbiamo visto prima sull'evento della Prima Guerra Mondiale. Grazie. Bene, la considerazione più immediata è quella come il mare sia il luogo dei grandi eroismi e delle grandi tragedie, come da sempre è avvenuto nella storia dell'umanità. Gli eventi ci riportano a circa 100 anni fa, alla Prima Guerra Mondiale, ed a un atto di egoismo decisamente superiore, elevato, che ha consentito un capovolgimento, forse dal punto di vista psicologico almeno, delle sorti della guerra. Ma ci porta anche ad altre considerazioni, come il fatto che dei pregevoli risultati, degli eroici risultati, siano dovuti all'azione e all'iniziativa dei pochi. Ciò fa significare che quando le persone sono dotate di una certa autonomia operativa sono in grado di raggiungere risultati decisamente superiori. Ma un'altra considerazione più immediata è quella, come una grande flotta, quella austriaca, diciamo, è uscita senza un adeguato addestramento, perché era da mesi, per non dire da anni, sempre in porto. C'era una catena di errori organizzativi e umani che poi ha favorito quest'atto di eroismo, dagli sbarramenti ancora da aprire, al mancato rendezvous e alla scarsa capacità degli equipaggi, perché scarsamente addestrati all'operazione creata. Abbiamo visto anche come una grande corazzata che forse poteva essere salvata, diciamo, con interventi di emergenza sia da parte dell'equipaggio sia da parte delle unità che erano intorno, invece è andata immediatamente perduta. E qui bisogna ricordare un antico motto dei romani, anche se viviamo in tempi in cui la pace è l'obiettivo di noi tutti. Si disse pace para bellum, ma perché la pace venga sempre perseguita, vabbè, e lo vediamo oggigiorno come questo, purtroppo, dico purtroppo, sia sempre necessario, perché nel mondo ci stanno qualcosa come una quarantina di guerre, quella che più ci angustia, quella più vicina a noi, e quella del terrorismo come quella alla droga, che accennavo prima, che incidono notevolmente sul nostro modo di vivere. L'Italia è una nazione che, diciamo, dove la Costituzione, voglio dire, il primo obiettivo della Costituzione è che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra i popoli. Noi ci auguriamo che questo sempre avvenga, ma l'umanità purtroppo è quello che è,
e le forze armate, vuole dire, servono anche a pagare determinati colpi quando l'umanità si cammina su una strada, diciamo, che non è quella della pace, ma quella delle controversie che portano anche a reato. Oggi l'Italia investe qualcosa come l'1% del suo prodotto interno lordo. Le norme internazionali, gli accordi da noi sottoscritti prevedono almeno il 2%, cioè noi investiamo il 50% di quanto dovremmo investire, e di questo la Marina ne soffre in particolare, perché non può rinunciare ai suoi compiti. Non dimentichiamo che la nostra economia si basa soprattutto sui trasporti marittimi. Il 90%, ripeto, il 90% circa della nostra economia viaggia sul mare, e viviamo in tempi difficili, e questa economia va anche protetta. Abbiamo visto recentemente negli ultimi anni con la lotta alla pirateria e a tanti, oltre che con il salvataggio di tanti migranti che si avventurano sul mare e sono diretti verso le nostre coste. Si parla sovente di guerra fredda ogni giorno, sempre più spesso vediamo le controversie internazionali. Ovviamente tutti noi, e noi militari per primi, operiamo per la pace, perché i primi a conoscere determinati inconvenienti di questo approccio politico o di queste situazioni politiche sono proprio i militari, i primi anche a soffrire fisicamente in termini di caduti o di ferite o di sacrifici o d'altro. Io penso che questo sia un dovere da parte di noi tutti tenerlo in considerazione, lottare per la pace nella speranza che questa lotta continui ad avere successo, e la guerra sia solo, o comunque le controversie internazionali siano solo qualcosa che non succede mai. Come ognuno di noi, nel momento in cui si mette in macchina, è indotto o costretto, è opportuno che faccia un'adeguata assicurazione nella speranza di non dover mai utilizzare quell'assicurazione. Grazie. Ringraziamo l'ammiraglio Palico per il suo intervento e proseguiamo la serata ascoltando dalla voce del coro dell'Ansi di Vigiano, Il Piave. Leggenda del Piave è una canzone patriottica scritta nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il governo italiano adottò questo canto come inno nazionale, sostituendolo alla Marcia Reale, fino al 1946, anno in cui, con l'avvento della Repubblica, il governo stabilì definitivamente che l'inno nazionale sarebbe stato il canto dell'Italia. Lieve il tributo del fronte,
ringraziamo il coro per la sua esibizione canora e proseguiamo la serata. La parola al presidente Mario De Sabato. Allora, come abbiamo accennato più volte, la nostra associazione quest'anno ha raggiunto o superato la fatidica soglia dei 300 soci. Tra questi 300 soci mi onoro e ci onoriamo come gruppo di Salve di avere i due soci più giovani d'Italia. Abbiamo una socia e un socio. La bimba, che guarda caso si chiama Barbara, è nata il 22 dicembre del 2016. Il bimbo, che si chiama Riccardo, è nato il 18 giugno del 2016 e sono risultati i soci più giovani d'Italia. La presidenza, quando ci ha chiamato, ha detto: ma forse non leggo bene l'anno di nascita. Beh, noi alterniamo i più giovani con i più ricchi di gioventù e questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere il più ricco di gioventù del comune di Patù, Giovanni Ferrari. Prego Giovanni. A Giovanni, che è un nostro assiduo frequentatore come socio e uno di quei pochi irriducibili, tra virgolette, che ci stanno sempre vicini, a volte anche con i suoi acciacchi, ma sempre presente col cuore. E a lui questa sera gliela vogliamo dedicare a pieno titolo, perché lui ha tramandato a noi qualcosa e noi speriamo di tramandare a quei giovani ragazzi che sono lì dietro anche qualcosa a loro. Quindi, carissimo Giovanni, da parte nostra un piccolo ricordo, che tu possa avere ancora una lunga vita, visto che sei molto ricco di gioventù. E il comandante Piccino ti consegna ovviamente un ricordo affinché tu possa ricordare sempre questa serata. Ringraziamo il presidente, il comandante Piccino, e proseguiamo la serata. United States Beagle.
E poi nel 1992 è stato dedicato un altro sommergibile della classe Sauro, l'attuale Longobardo. La parola al Presidente. Beh, questo non è altro che l'introduzione per presentarvi un gradito ospite, quell'ospite che faceva fremere il comandante Piccinno, perché il comandante Piccinno è un sommergibilista, e quindi per onorare la memoria dei nostri eroi, non solo della prima guerra mondiale come abbiamo visto, ma anche della seconda guerra mondiale, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi il signor dottor Vincenzo Longobardo, figlio del comandante Primo Longobardo. Prego. La prima cosa che mi è venuta in mente a me è stata quella di chiedere l'età anagrafica, e poi mi hanno detto che in pratica quando suo padre periva lei ancora doveva nascere. Quindi il signor Vincenzo sta qui proprio a testimoniare quelle gesta che noi tramandiamo come eroe, perché se noi viviamo in questo mondo, che sicuramente con le sue pecche è un mondo migliore, dobbiamo anche a suo padre. Grazie mille, io sono molto contento e felice di essere qui stasera. Per me è un onore immenso partecipare a questa manifestazione e soprattutto sono rimasto meravigliato e commosso nel vedere che avevate preparato tutta questa, ricordo di mio padre. Io per la Marina sono molto, molto, molto legato, mi ricordo tante cose e quindi queste manifestazioni mi inorgogliscono, perché credo che alla fine chi non c'è più ha lasciato qualcosa di cui oggi si deve occupare. Io ho partito soprattutto per presentare ovviamente il comandante Piccinno, che è il pescione, come viene nel nostro gergo di marinai, ce l'ha nel sangue, ma soprattutto, signor Longobardo, ho il piacere di presentarle il primo nostromo del nuovo sommergibile Longobardo, quindi della classe Sauro, che è il nostro socio Giuseppe Passaseo. Quindi è stata una cosa molto strana, mi sono stato a Gaeta per l'inaugurazione del monumento ai sommergibilisti, ho incontrato vari sommergibilisti, e allora diceva: io sono il figlio del Longobardo, ma lei è il figlio del comandante, e io sono stato imbarcato sul Longobardo. Poi qua siamo nati e dice: ah, lei è Longobardo, io sono imbarcato sul Longobardo. A un certo punto ho pensato che soltanto quelli che erano imbarcati sul Longobardo erano stati invitati, perché non ce n'era uno che non fosse stato imbarcato sul Longobardo. Io ne approfitto proprio per farle fare proprio una piccola testimonianza dal nostro nostromo, che lei chiaramente conoscerà bene, che sono le nozioni sul sommergibile. Quando gli ho comunicato la vostra presenza, perché poi per i sommergibilisti la vostra figura, la figura del comandante Primo Longobardo, sono dei, non dico come nella Chiesa Gesù, ma nell'ambito dei sommergibili è un punto di riferimento. E quindi cosa dire? Io ho avuto quell'onore di far parte del primo equipaggio del 92, del 93, quando è stato consegnato alla Marina. E sono stato quindi il primo nostromo. In quel momento ero orgogliosissimo, perché ero il nostromo, del sommergibile più grande d'Italia. In quel momento il primo equipaggio era il più grande, era facente parte della quarta serie, della classe Sauro, sono quarta serie, e quindi ero molto, molto orgoglioso di ricoprire quel ruolo, quindi ho fatto, sono stato imbarcato dal 91 al 96 a bordo del Longobardo,
abbiamo raggiunto, credo, diciamo, che siamo stati i primi, è stato il primo sommergibile forse in quel momento, diciamo, aveva raggiunto i 350 metri di forse, comandante, non lo so se qualcuno prima l'aveva fatto, quindi con il Longobardo siamo stati a 350 metri di profondità, quindi perché la quota massima è, sono, diciamo, è 300 metri, diciamo. Quindi come quota operativa sono 300 metri, e invece noi in quel momento, diciamo, che abbiamo fatto, che abbiamo dato, diciamo, quell'impulso. Infatti noi abbiamo all'interno della sede quel quadro che è la figura di Longobardo e che questa sera abbiamo voluto portare qui perché per noi è un cimelio. Quindi passo la parola alla comandante vicino. La migliore amici, ho avuto l'onore, chiedo scusa, ho avuto l'onore di far parte del primo equipaggio del vecchio sommergibile Longobardo, ovvero non quello fatto in Italia, bensì quello che è stato dato per l'armistizio, diciamo, per la firma dell'armistizio all'Italia da parte degli Stati Uniti. Quindi ho fatto parte di quell'equipaggio nel 72-73, ma non ho navigato molti anni con il Longobardo. L'ho portato in Italia e poi dopo un mese sono ritornato per giocare a due e quindi abbiamo inviato il Pio Marta e il Rovenzo. E quindi ho avuto questo onore di far parte del primo equipaggio. Il problema del primo equipaggio, come dice uno stomaco, rimane sempre il primo equipaggio, come il primo Longobardo. E io le faccio veramente tanti auguri, è un onore che l'ho conosciuto, perché veramente rappresenta per noi un punto di riferimento. Io mi inchino davanti a quella medaglia perché rappresenta veramente un eroe del nostro tempo, del Novecento. A ricordo di questa serata le vogliamo rilasciare un piccolo ricordo affinché possa ricordare anche la nostra associazione, ma i suoi ricordi che sicuramente ne avrà tanti. Nella nostra medaglia è raffigurato il classico emblema della corona turrita perché ricorda noi militari, poi è raffigurato un timone perché deve indicare la rotta, l'ancora perché indica la salvezza, e al centro c'è una colomba con uno scelto d'ulivo che è il simbolo di salve, ma è anche simbolo di pace. Grazie. Proseguiamo con il concorso di disegno, illustrerà Mario De Salvo. Finalmente è arrivato il turno dei ragazzi. Giustamente erano stanchi. Allora, fate molta attenzione perché ci stanno molti premi per voi ragazzi. Allora, innanzitutto il perché di questa scelta del concorso disegni il mare, no? Come tema. Perché rappresenta un momento di riflessione e soprattutto coinvolgimento di voi più giovani nell'ottica di un'educazione nel rispetto del mare e delle coste, un vero e proprio laboratorio scolastico che, passando attraverso i concetti del rispetto per il mare proprio come primo passo utile, promuove il riconoscimento del diritto ad avere un mare pulito e dal dovere di preservarlo dagli inquinamenti. Disegna il mare è un'iniziativa in accordo con i valori sanciti dalla nuova Costituzione europea, che prevede lo sviluppo e la tutela del mare e delle coste. Questo concorso viene realizzato ormai da questa associazione con i propri fondi, derivanti esclusivamente dalle quote di tesseramento, ed è destinato a tutti i ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado, degli istituti comprensivi dell'Unione Terra di Leuca, dei comuni dell'Unione Terra di Leuca, a cui quest'anno hanno aderito le scuole primarie di secondo grado dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Salve e Morciano di Leuca. Ma la nostra speranza è che il prossimo anno
si possano coinvolgere anche le scuole degli altri comuni. Come ho detto all'inizio al sindaco, noi dell'Agni viviamo in un territorio dove le istituzioni, l'amministrazione comunale, le forze di polizia, la scuola, la chiesa, le associazioni varie sono molto vicine e sensibili a queste nostre idee. E vi assicuro una cosa, i paesi limitrofi ce li invidiano. E quindi grazie a tutti quanti voi, grazie alle istituzioni, grazie a tutti. Ringraziamo il nostro presidente per il suo intervento e proseguiamo la serata. 11 giugno 2017, giornata della Marina Militare, primo concorso di disegno Unione dei Comuni Terra di Leuca. Quinta edizione, prima edizione concorso Unione dei Comuni Terra di Leuca, destinatari alunni delle scuole elementari, alunni scuole medie degli istituti comprensivi di Salve, Morciano di Leuca, Galliano del Capo, Corsano ed Alessano. Istituti comprensivi invitati 4. Alunni scuola primaria secondo grado, Morciano di Leuca, Salve. Vincitore primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto. Fase preparatoria 20 settembre 2016, edizione concorso. 27 febbraio, scadenza adesione. La commissione, professor Vito Russo, professor Biagio Dragone e signor Antonio Vantaggio. Passiamo ai vincitori. Partendo dai sesti classificati. Sesto classificato sezione A di Salve, Melcarne Elisa. Melcarne Elisa. Non c'è, andiamo avanti. Sesto classificato sezione B di Salve, De Blasi Soara. Continua tanti cuori a far sperare.
sereno, ti vedo bistratta, ti vedo offesa, ferita e con stappetta, ma resta lì, stai sempre a sventolare, cara bandiera, sei sempre la più bella. Viva l'Italia! Ed ora il coro dell'Ansi di Viggiano continuerà ad onorare la nostra bandiera con il canto La bandiera.
vincitori. Quinto classificato. Sezione A, Salve. Urso, Marta. A cura di Francesco Crisper. Urso, Marta. Non c'è. Non c'è. Andiamo avanti. Quinto classificato, sezione B, Salve. Amici di Kai Maria. Quinto classificato, sezione unica, Francesco, vai, Francesco, sì. Io vorrei approfittare per ringraziare della presenza del comune di Patù, dottor Francesco De Nuccio, a cui vogliamo rilasciare anche noi un piccolo ricordo di questa serata. Giuseppe Passaseo. Prego, sindaco. Il ringraziamento per aver aderito a questa nostra richiesta di interagire con i comuni limitrofi per questo concorso di disegno. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti voi. Io naturalmente durante la cerimonia ascoltavo molto attentamente, no, ciò che avviene e mi leggo al discorso fatto dal vicario, dal Beniamino. C'è un momento di crisi profonda dei nostri ragazzi, no? Vedo la presenza di tanti educatori. Io ringrazio veramente innanzitutto l'amministrazione comunale di Salve, nella persona del sindaco Vincenzo Passaseo, ma anche dell'assessore Simona, una carissima amica. Vi dicevo prima, mi ha fatto riflettere le parole di Don Beniamino in un momento difficile per i nostri ragazzi. Bravo Presidente, per un semplice motivo, perché in notizia di questi giorni, no, si parla del Blue Whale. Avete sentito parlare della balena azzurra? E colgo l'occasione, perché in un momento così difficile, privo di valori nel vero senso della parola, sociale e non solo sociale, morale e non solo morale, il Presidente ha ritenuto opportuno organizzare questo concorso di disegno, a differenza della Blue Way, che invita attraverso un meccanismo perverso, ma queste cose ce le dobbiamo dire, nella veste di genitori e nella veste di educatori, è riuscito il nostro Presidente a organizzare questa manifestazione che in controtendenza con coloro i quali attraverso un meccanismo perverso invitano alla morte, pace, vita, solidarietà e quant'altro è possibile. E mi è venuto in mente ascoltando il nostro notario, Don Beniamino, il lugianese Doc. Quindi in un momento così poco felice, questo concorso che è extrascolastico, vero Presidente? E io mi cospargo la testa di cenere in nome della mia comunità, perché non vedo annoverato tra i ragazzi i miei ragazzi. Anche se in tutta onestà il nostro ragazzo si chiama Giovanni Ferrari, quali va la mia solidarietà. E il mio delegato di Patù, che è il maresciallo Milo Luigi. E quindi vi dicevo, grazie Presidente, perché in controtendenza a coloro i quali attraverso i social network invitano alla morte, tu insieme a questa comunità, ai genitori, agli insegnanti, ai docenti e non docenti, stai veramente portando agli onori della cronaca quello che sono i nostri valori, il nostro valore più grande, è la vita, la pace e la prosperità.
vecchio marinaio, vecchio marinaio, ebbene sì, una volta marinaio per sempre, quindi sono orgoglioso di aver di essere appartenuto a quella che secondo me, tra virgolette, non mi ha dato solo da mangiare, mi ha insegnato cosa vuol dire vivere per fare comunità. E quindi io vi porto il saluto del mio sindaco, io sono già sindaco della mia comunità fino a un anno fa, per motivi istituzionali purtroppo non è potuto venire, vi porto il suo saluto, il mio che conta poco, ma soprattutto quello della mia comunità. Grazie Don Beniamino per aver svegliato a me. Vogliamo rilasciare a ricordo di questa serata, affinché con l'auspicio che il prossimo anno possiamo avere anche i ragazzi di Patù presenti con noi. Grazie. Io invito un attimo l'ammiraglio Panico, se vuole scendere un attimino giù. Perché il prossimo sindaco che vogliamo ringraziare, chiaramente il nostro sindaco. Quindi prima abbiamo ringraziato il sindaco come amico, adesso lo ringraziamo invece a livello istituzionale affinché possa rimanere nell'ambito dell'amministrazione comunale questa, me lo consenta, splendida serata. Grazie. E affinché possa scandire non il termine del mandato, assolutamente, ma no, come dicevo prima, affinché possa sempre continuare, quando si scaricano le batterie le sostituiamo e lui va ancora avanti. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora e con orgoglio tiro questi attestati e la consapevolezza che tutto quello che si fa lo si fa per la comunità, per il nostro mare che è l'oggetto di questo incontro, e con l'auspicio che quanto di buono si è fatto si possa continuare a fare. Grazie a tutti voi, grazie agli insegnanti, grazie ai ragazzi che hanno partecipato a questo concorso. Allora io, poiché non vedo il sindaco di Alessano o di Diggiano, se eventualmente ci fosse un loro rappresentante me lo dica, perché magari non lo riconosco. No, non c'è. È giunto il momento di premiare i ragazzi del quarto posto. Quarto classificato sezione A di Salve, Marzo Manuel. Premia Cosimo Stranieri. Così la mattina vi alzate senza che la mamma vi chiami, mettete la sveglia. Quarto classificato sezione B di Salve, Calzolaro Silvia. Vito Ciardo. Calzolaro Silvia. Calzolaro Silvia c'è? Eccola, arriva. Arriva Calzolaro Silvia. Calzolaro Silvia. No, c'è. Ok, Papa Giorgia. Quarta classificata, sezione unica, Marciano di Leuca. Premia Paco. Prende la parola il maresciallo Mario De Sabato. Beh, abbiamo parlato del concorso di disegno, credo che sia obbligo ringraziare chi ha consentito la realizzazione di questo concorso. E ovviamente
chiamo a intervenire la professoressa Rosa Grappa dell'Istituto Comprensivo Scolastico Salve Morciano. La signora Rosa, la professoressa Rosa Grappa non c'è, e allora passiamo subito con la professoressa Viviana. Viviana Greco, Milo Mario, allora professoressa, lei è al quinto anno di questa nostra attività, lei ci ha supportati o forse sopportati con queste nostre richieste che facciamo, ripeto, da 5 anni, e abbiamo voluto fare un attestato di fedeltà per questi primi 5 anni di collaborazione con lei e con l'istituto scolastico. È il nostro ricordo, ovviamente, affinché anche a lei possa scandire sempre momenti di gioia, così come ce li sta facendo fare a noi con la vostra presenza. Sono onoratissima naturalmente di questo riconoscimento. Conosco Mario personalmente da anni e niente, sono molto contenta, soprattutto perché da 5 anni appunto a questa parte Mario ci coinvolge con entusiasmo in questo percorso. E che i ragazzi accettano di buon grado, sono molto contenti quando devono partecipare, quando devono misurarsi con le loro creatività che ovviamente nella nostra scuola è stata sempre guidata con la pazienza e veramente con la presenza costante della professoressa Zingarello, la nostra insegnante di arte. Ci è dispiaciuto quest'anno non poter vedere la partecipazione della scuola primaria come è successo negli altri anni, però purtroppo impegni scolastici a volte che ci arrivano così da un momento all'altro hanno impedito appunto la partecipazione dei più piccoli. Addirittura qualche anno fa si sono cimentati anche i bimbi della scuola materna e sono stati usciti fuori dei disegni splendidi e con tecniche che noi appunto non immaginavamo neanche, molto coinvolgenti. Quindi un grazie di cuore e noi ci auguriamo insomma che questa collaborazione continui. Un'ultima cosa, mi dispiace, oggi pomeriggio la preside mi ha chiamata dicendo che per un impegno non poteva essere presente, non sarebbe potuta essere presente, quindi vi manda i saluti e un grazie di cuore. E dopo la professoressa Greco, ovviamente la professoressa Zingarello, che mette tanta pazienza e tanto tempo libero al fine di spronare ovviamente i ragazzi a cimentarsi in questi disegni. Vabbè, io vi ringrazio per l'opportunità che ci date e per questa riflessione che facciamo tutti quanti noi e soprattutto i ragazzi della secondaria, per appunto la riflessione sul mare, insomma rispettare, educare al rispetto, alla tutela del mare che è un nostro bene prezioso. Ringrazio i ragazzi e ringrazio la vostra associazione che ogni anno ci coinvolge. Anche a lei abbiamo fatto un attestato di partecipazione per questa splendida serata e un piccolo ricordo che possa, ovviamente ogni volta che lo vedrà magari possa ricordarsi anche di noi. Grazie. Mi aveva data la disponibilità anche di essere presente dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Tricase e Alessano, la professoressa Anna Lena Manca. Buonasera.
io ringrazio la professoressa Mariana Manca, che è la dirigente scolastica del polo professionale. Ok, Don Torino Bello. Perché comunque la presenza anche di voi come scuole superiori che aiutino proprio questi ragazzi ancora più giovani ad avere anche loro degli indirizzi, e quindi la vostra presenza onora ancora di più la nostra associazione, ma soprattutto anche questa serata dedicata al mare e ai ragazzi. Io sono felice di essere qua, sono onorata dell'invito e tra l'altro devo dire che sono legata effettivamente all'ammiraglio Panico, glielo devo pubblicamente. Se il nautico di Trigase del Don Torino Bello c'è, grazie a lui, perché in tempi non sospetti venne a portarmi un protocollo d'intesa della Lega Navale con il comune di Trigase, e da lì piano piano nato questo sogno. Ora il sogno è reale, è messo a disposizione di tutto questo territorio, per cui sono doppiamente onorata di essere qua, e nel frattempo vi chiedo l'aiuto di camminare, perché io non sono una brava cima. Sto iniziando a imparare quello che si dice e quello che non si deve mai dire. Il buon vento però lo so dire. Nel frattempo dico a tutti i ragazzini, alle scuole e anche a questo territorio che noi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di vederci assegnata una barca confiscata ai trafficanti di esseri umani dalla Procura della Repubblica. E questa barca si chiama Leucadia Blu, fa parte di un percorso di educazione, di rispetto per il mare, ma anche di attività marinaresche, ed è un grande laboratorio galleggiante. Mi piacerebbe poter avere ospiti ragazzini che hanno vinto per fargli fare una piccola escursione nel nostro mare, perché ritengo che la scuola è di tutti e di ciascuno. E noi del Don Torino Bello, proprio perché Don Torino era una persona con la schiena dritta, ci ha insegnato che dobbiamo fare la differenza. Per cui grazie a voi dell'invito, sono onorata di essere qui, ancora grazie. E quindi vi aspetto, la Leucadia in questo momento sta nel porto di Trigase, inizierà a muoversi lungo tutte le nostre coste, e proprio da quell'analisi che ho sentito fare qui con il sindaco prima, che diceva che c'era questo grande mare, questa grande opportunità, noi abbiamo voluto cavalcare quest'onda, che sia un'onda di pace e di accoglienza, per cui in questi giorni questa Leucadia è diventata appunto il simbolo di quello che diceva la capitaneria di porto, l'arrivo ancora all'Euca dell'altro giorno. Noi siamo entrati nella barca appena lasciata, quindi abbiamo visto che cosa c'è, l'umanità che viene lasciata, la forza, la voglia di riscatto. E quindi questa barca che adesso diventa scuola e cultura, mi auguro che avvicini sempre di più gli studenti del capo di Leuca alla cultura dell'Europa. Grazie, il nostro piccolo ricordo di questa splendida serata. Grazie. Insieme alla professoressa Manca sono intervenuti dei suoi collaboratori, tra cui il professor De Lorenzis Antonio. Non c'è. Professor Bruno Vito Antonio. Purtroppo non c'è soltanto il vicepreside che oggi mi ha accompagnata. Sono giornate di prime comunioni e di credito. Ok, una... va bene, porti comunque i nostri ringraziamenti ugualmente. Grazie mille. Bene, è giunto il momento di premiare i ragazzi classificati nei primi posti. Quindi terzo classificato, sezione A Salve, Ramagnano Federica. Federica Ramagnano. Terzo classificato, sezione B Salve, Ponzetta Clara. Premio Francesco Mister. Sezione unica Mocciano di Leuca, Bello Giovanni. Premia Raffaele Vizio.
ascoltare nuovamente il coro dell'Anzi di Viggiano, che servirà il Nabucco. Nell'attesa che il coro si disponga, io vorrei ringraziare le persone che hanno collaborato a questo concorso di disegno e che le hanno minuziosamente osservato questi disegni dando dei piccoli giudizi. Ma come accennava prima la professoressa Greco, in pratica questi ragazzi anche inconsciamente hanno usato delle tecniche particolari. E invito il professore Vito Russo, il presidente della nostra giuria temporanea, che prego, che io ovviamente ringrazio a nome mio personale, ma ancora di più a nome di tutti i soci, perché ogni anno si presta in tanti modi. Buonasera, grazie. Grazie a chi, diciamo, ha partecipato a questa manifestazione. E poi vorrei dire un'altra cosa. Noi in tempi antichi questo lembo di terra, che è la Puglia, si chiamava Messapia, perlomeno nella Puglia, che significa terra di mezzo. E se il mare è bello, ecco, immaginiamo insomma un panino col condimento in mezzo, no? Il condimento siamo noi. Ma in tempi antichi, quando ero studente io, perché sono antico, da capelli si vede quelli che sono rimasti, diciamo, in tempi antichi nel panino c'era del peperone. Quando me lo rubavano a scuola, a Lecce, lo buttavano via. Quindi questo ricordo, questa... è anche di una canzone, no? Amara terra mia, no? Però avevamo tanta speranza. Quindi, ricollegandomi al discorso di Don Beniamino, noi a questi giovani adesso non siamo in grado di dare speranza. Ecco perché la balena blu, tutte queste cose, non ci credono più. Dobbiamo sforzarci come genitori, come educatori e come amministratori e come politici, dare la speranza, perché chi non ci crede più va a finire in quelle situazioni. Noi dobbiamo dargli questa speranza. Noi, ecco, speriamo di contribuire con queste iniziative. Sono delle piccole cose, ma dobbiamo cercare di far sopravvivere, quella speranza che avevamo noi quando nel pane c'era soltanto del peperoncino sott'olio. E come dicevo prima, anche il professor Russo, siamo al quinto anno che ci sta supportando e sopportando, e quindi un piccolo riconoscimento da parte nostra. Sicuramente non ha bisogno della nostra pergamena, ma sono dei piccoli pensierini che noi ci teniamo tanto a dargli. Grazie. E insieme a Vito Russo, al professore Vito Russo, ovviamente abbiamo il professore Biagio Raone, che invito. Buonasera a tutti, io mi associo al professore Vito Russo per quanto ha detto, perché sono veramente delle cose da assimilare ognuno di noi. Grazie alla bella associazione che ogni anno ci invita e ci fa piacere partecipare. Grazie Pietro. Piccolo ricordo anche a lei da parte nostra. E infine, per ultimo, Antonio Vantaggio, Mario Nino. Grazie, buonasera a tutti. Anch'io sono onorato, per la quinta volta abbiamo partecipato con piacere come giurati per le nuove leve, per le leve del futuro, per quello che potranno dare anche nella società.
Ringrazio l'Associazione Marina d'Italia, l'amico Mario e tutti i componenti. Grazie ancora. E adesso il coro dell'Anzi di Migliano. In Nabucco. Il Val Pensiero originariamente nasce come una composizione di versi, in altre parole una poesia, scritta dal poeta Temistocle Solera, ispirandosi a un precetto biblico delle Sacre Scritture. Successivamente, nel corso del tempo, fu inserito nella parte destra dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi del 1842, per divenire nel corso dei decenni un'opera di carisma mondiale. Maestro. No!
premiata con concorso di disegno secondo classificato. Secondo classificato, sezione A, Salve, Borrello Marina. Secondo classificato, sezione B, Salve, Ortenzio Ludovica. Premia Luigi Vido. Addio del volontario o la partenza del soldato. È un canto risorgimentale del 1848 composto da Carlo Alberto Posi per i soldati volontari di Pisa e Siena, studenti universitari e professori che partirono per combattere gli austriaci alla battaglia di Curtatone e Montanara. Erano 450 e si salvarono in pochi. Fu la canzone più cantata nelle guerre risorgimentali. Questo. Anch'io sarebbe un'amica.
il coro dell'ANSI, nostri ospiti per la prima volta, credo che sia d'obbligo da parte nostra consegnare un piccolo ricordo al presidente dell'ANSI di Migiano, a ricordo di questa serata, a Vincenzo Rosi. Io, a nome dell'associazione Roncaio e di tutti i presenti, grazie perché ci avete iniziati. Grazie. Intanto il grazie è nostro, rivolto all'associazione Animi. E non è che è la prima volta, infatti questa è la terza uscita che facciamo come coro dell'ANSI. Il coro nasce appena 2 mesi fa e quindi già siamo alla terza uscita. Quindi, che dire? Grazie ancora a tutti. Grazie. Vorremmo anche ringraziare il maestro, prego maestro, con un piccolo ricordo perché possa inserirlo fra i suoi cimeli. Prego maestro, a lei. E ovviamente vorremmo anche ringraziare la pianista che si è prestata per questo. Prego. E ne approfitto ancora anche, Giuseppe Passaseo magari mi darà, per presentare una persona che pure è venuta da lontano, il vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, Giuseppe Scardia. Io ringrazio per averci onorato con la vostra presenza e speriamo di potervi avere anche in un futuro prossimo, e grazie a nome di tutti quanti noi. Buonasera a tutti e grazie al Presidente. Beh, il venire qui per me è una gioia, come sapete lo rinnovo sempre perché trovo sempre gli amici, e quindi quando ritrovo gli amici, come si dice, no? Si trova un tesoro. Per me, io sono onorato di stare questa sera con voi, come sono state le altre volte, spero di stare sempre insieme a voi. Grazie. Ed ora uno dei momenti per noi sacri. Intanto mi scuso se non l'ho visto prima, ma c'è una persona che è molto cara a questa associazione, in quanto figlio di uno dei cointestatari del nostro gruppo, Renato Meuli, a cui dedico un caloroso applauso per essere venuto nonostante i suoi piccoli acciacchi. Grazie Renato. Ed ora, come dicevo, il momento tra virgolette per noi sacro, che è quella della preghiera del marinaio recitata dal nostro amico e socio Giuseppe Passaseo. Prego tutti quanti in piedi. Preghiera del marinaio. A te, o grande terra e Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste e i frutti servono a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa a betti di ferro, più forte del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedice, Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici, nella cadente notte, il riposo del popolo. Benedici noi, che per esso vediamo in armi sul mare. Benedici. Grazie. Adesso mi sia consentito un ringraziamento all'ammiraglio Panico, che invito. Prego, ammiraglio. Francesco. Prendi
Ammiraglio, noi ringraziandola nuovamente per la sua presenza qui a Salve, che ci onora, perché lei è uno dei pilastri fondamentali, no, della Marina. Poi qualcuno dice, vabbè, ma quanti pilastri c'ha la Marina? È come il colonnato di San Pietro, di pilastri ce ne tanti. E quindi l'ammiraglio è uno di quei pilastri. Noi invece siamo i plinti, le basi, le fondamenta. Per cui i pilastri sostengono tutto, ma chiaramente le fondamenta, se non sono buone, il pilastro sprofonda. E quindi al nostro pilastro il nostro ringraziamento. Grazie ancora. A proposito di pilastri, come ufficiale di Marina, ma anche come buon nuotatore, cerco di mantenermi solido facendomi circa 1,5 chilometri di nuoto al giorno, altrimenti il presidente di licenza non mi considera più un pilastro. Grazie. Il comandante Piccino, che ormai anche lui è uno dei pilastri, il pilastro che poggia sulle fondamenta di tutte le nostre associazioni. Quindi finché le nostre associazioni saranno ben solide, il nostro pilastro continuerà a sorreggere tutti quelli che stanno in alto. Io vorrei sempre, come sempre, ringraziare il gruppo di Salve, che si distingue per quantità, ma vorrei dire anche e soprattutto per qualità delle nostre serate che passiamo insieme sotto la bandiera sia nazionale, ma soprattutto quella della Marina. Quindi grazie per tutto quello che fai. Grazie. Lucio Vetano. Sentire qua. Lucio, vieni. Allora, il prossimo che vorremmo ringraziare, scusate un attimo, il maresciallo Croce della Capitaneria di Porto. Grazie. Grazie. Rocco Giullo, dov'è Rocco? Rocco, il prossimo è il nostro padre spirituale, che ovviamente ci ha fatto veramente un grande onore e piacere, perché insomma pure lui qualche acciacco ce l'ha, e quindi vorremmo rilasciare anche a voi il ricordo di questa serata. Ringrazio ancora sia il presidente di Matteini Soci e anche tutti gli altri marinai e le autorità che sono qui presenti. Grazie. Ancora Don Beniamino, dopo tanto tempo che gli sto sopra, perché l'ho preso per sfinimento, cioè l'ho lavorato ai fianchi da un po' di tempo, e tra i suoi molteplici impegni siamo riusciti finalmente ad averlo qua con noi. Per me, e lo dico veramente con un pizzico d'orgoglio, è un grande onore, ma credo soprattutto che abbia onorato anche la sua collettività e la nostra collettività. E poi io dico sempre che voi siete marinai, perché noi, certo, non di uomini, perché i traghettatori di uomini siamo noi marinai, li prendiamo, li salviamo. Voi siete traghettatori di anime, e quindi marinai, nei cieli celesti, ma marinai. Grazie. Grazie, Presidente. E io chiudo con uno slogan: oggi così, perché domani sia.
E adesso i presidenti dell'associazione di Alessano e il maresciallo Papadia, Luigi Milo. Gino Milo premia un piccolo ricordo di questa serata, Paolo. Grazie per essere venuto, grazie di essere venuto. Grazie a voi per avermi invitato, quindi sono onorato di essere qui. Quindi, grazie ancora. Grazie a voi. Poi abbiamo il gruppo di Leuca, Paride Buccarello, Paolo Sammali. Grazie Presidente per averci onorato ancora una volta con la presenza della sua associazione. Grazie a lei per aver fatto parte di questa bella iniziativa. Grazie. Sono stranieri il gruppo di Tricase con Salvatore Legari. E beh, un gruppo che ormai più che gruppo di San Pietro Vernotico credo che possa dirsi gruppo di Salve, Italo Poso, che da tanto lontano da San Pietro Vernotico ogni volta vengono e ci onorano veramente facendo, sorbaccandosi non solo 2 ore di macchina ma anche tanti chilometri. Italo, grazie a nome di tutti quanti. Grazie a voi, perché questa sera ci avete regalato l'emozione della testimonianza del signor Longobardo, che per molti, per tutti sicuramente è qualcosa di emozionante, ma per noi che abbiamo navigato sui battelli, come diciamo noi sommergibilisti, è un'emozione grande quanto il mare. Grazie. Gruppo Anni di Carrano del Capo, rappresentante Marcello Fiorini, il commissario straordinario. E niente, lo dedichiamo al nostro gruppo di rappresentanza. Barbarano del Capo rinasce, venerdì prossimo abbiamo anche noi la festa della Marina e di conseguenza faremo la riapertura della sede di Barbarano del Capo. Tutti invitati, logico. Grazie. La sezione di Patù con il delegato Luigi Milo. Vito. Grazie Gino. Vabbè, l'emozione. Grazie. L'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, sezione di Corigliano d'Otranto, con il dottor Enrico Cazzato. L'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia di Nociglia, Fernando Toma. Grazie, so che a breve avrai anche tu, no, un impegno istituzionale. Domenica 18 inauguriamo il Labaro, quindi l'associazione, poi naturalmente io come socio, sia socio che presidente dell'associazione, vi invito già da adesso, l'ho già fatto, però vi aspetto sicuramente, è un piacere e un onore averti, ed è un piacere e un onore stare qui e fare parte di questa meravigliosa associazione, grazie. Grazie. Infine, ma non per ultimo, la Società Agricola Operaia con il presidente Nicola Ricciato, che ringrazio particolarmente perché sono sempre presenti alle nostre feste e avere la presenza delle associazioni cittadine è sempre un grande privilegio. Buonasera a tutti, ringrazio il maresciallo De Sabato e tutta la Marina italiana e anche i partecipanti da parte mia e da parte della situazione di Operaia. Grazie.
Ed ora proseguiamo con la premiazione con i vincitori del primo posto, primo classificato. Oh.
Italia celeste, dell'erbo di scimmio si cinta la testa, dove la vittoria è morta la chioma, che si ama di Roma, il mio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci